Vuoi vincere skin, pass battaglia e un qualsiasi regalo da parte mia su Fortnite? Molto semplice, basterà iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche, lasciare un bel like e condividere il video a tutti quanti i tuoi amici e infine mandarmi una richiesta sul mio account dove faccio i regali. In questo modo avrai delle possibilità di ricevere un qualsiasi regalo da parte mia su Fortnite. Ovviamente più amici vorrai iscrivere, più possibilità di vincere avrai, non mancherai nelle mie live su YouTube se vuoi provare a vincere skin, pass battaglia o V-Bucks. Inoltre ricordo che se vuoi supportarmi nel negozio oggetti Fortnite inserirai nel mio codice creatore Daccini e se vuoi puoi mandarmi la foto su Instagram così potrò rispondere e repostarti. Bene a tutti in questo nuovo video che ben puoi già titolo andrò a vedere come andare a partecipare alla nuovissima coppa di Pelé e Qualito di Fortnite e soprattutto come ottenere gratuitamente la nuovissima emote di Pelé Pugno d'Aria e il nuovissimo set di inizio, le nuovissime skin dei calciatori con maglia ufficiale di club all'interno di Fortnite. Però quindi cominciamo a vedere appunto il dettaglio come andare appunto a partecipare a questa nuovissima coppa di Pelé. Come al solito vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche, così si sempre aggiornati su questi tipi di video, le live, lo skin base a taglia. Infine condividi questo video tutti i tuoi amici e mo vedrai anche a loro appunto come andare a partecipare a questa nuovissima coppa di Pelé e come portarsi a casa in anteprima la nuovissima emote Pugno d'Aria e il nuovissimo set di inizio qui all'interno di Fortnite. Qui partiamo subito e incominciando a vedere nel dettaglio come andare a partecipare a questo torneo, quando sarà e tutti quanti gli altri dettagli. Infatti mi trovo esattamente qui sul profilo ufficiale di Fortnite e dopo a leggere l'articolo fatto da loro dove ci hanno provato a spiegare tutti quanti i dettagli relativi a questo torneo, quindi mi raccomando ascoltate bene. The Beautiful Game, il calcio prende vita in Fortnite. Dal team di Fortnite stiamo dando al via al 2021 con stile, portando il mondo del calcio o del calcio in alcuni in Fortnite. Gli appassionati di calcio possono ottenere il nuovo set di inizio e l'emote Pugno d'Aria di Pelé il 23 gennaio ed eventualmente riceverli prima partecipando alla Coppa Pelé il 20 gennaio. Qui praticamente il nuovissimo set di inizio, queste nuovissime skin dei calciatori usciranno insieme all'emote Pugno d'Aria di Pelé il 23 gennaio nel negozio oggetti, ma avremo la possibilità di ottenerli prima partecipando alla Coppa di Pelé. Iniziamo subito a leggere. Sostieni il tuo club preferito, il calcio d'inizio. A partire dal 23 gennaio scegli tra 10 diverse varianti di abiti maschili e femminili e rappresenta la tua squadra preferita nel gioco. Ogni vestito può essere scambiato con qualsiasi delle 23 squadre di calcio con cui abbiamo collaborato in tutto il mondo. Qui praticamente il 23 gennaio usciranno queste nuovissime skin dei calciatori nello shop e avranno maglie ufficiali di squadre di calcio. Infatti sarà la maglietta del Manchester City, le magliette della Juve, la maglietta del Milan, la maglietta dell'Inter, la maglietta della Roma, poi la maglietta del Seattle, la maglietta dell'Atlanta, la maglietta del Los Angeles FC, la maglietta del Santos, poi quella dei Lupi, poi il West Ham, abbiamo il Siviglia, lo Sporting, il Borussia, lo Schalke, il Wolfsburg, i Rangers, il Celtic, poi il Cerez Osaka, il Melbourne, il Sydney, il Western Sydney Wanderers e infine il Bayern. Quindi appunto saranno tutte magliette ufficiali di queste squadre. Quelle che interessano a noi sono principalmente quelle italiane, sarebbero Juventus, Milan, Roma e Inter. Quindi ci saranno anche magliette di club italiani. Molto bella questa cosa. E Mot Airpan di Pelé, sarebbe l'emote Pugno d'Aria di Pelé. Abbiamo collaborato con la leggenda superstar brasiliana Pelé per portare la sua iconica celebrazione nel gioco. Celebra la tua vittoria reale come Pelé ha fatto 1282 volte durante la sua illustre carriera. L'emote Pugno d'Aria di Pelé sarà disponibile nell'item shop il 23 gennaio. Gioca nella Pelé Cup, ecco qui la Pelé Cup, cioè la Coppa Pelé. Il 20 gennaio, cioè domani, il divertimento calcistico di Fortnite diventa competitivo con la Pelé Cup. I giocatori che partecipano alla coppa avranno la possibilità di vincere gratuitamente l'emote Pugno d'Aria di Pelé e il set calcio d'inizio. I migliori marcatori avranno anche l'opportunità di vincere una maglia personalizzata autografata. Leggi il regolamento ufficiale della Pelé Cup. Quindi appunto domani 20 gennaio sarà questa nuovissima coppa di Pelé. Vi dico subito che sarà in singolo, quindi in modalità singolo. E solita domanda fa tantissimi di voi è che sì, servirà il 2FA per partecipare. Sarà in singolo, servirà il 2FA per partecipare. E per ottenere l'emote dovremo appunto andarci a classificare in una determinata posizione. Infatti vado subito a leggere appunto tutte le posizioni dove dovremmo posizionarci per ottenere gratuitamente sia le skin del set di inizio e soprattutto per ottenere gratuitamente la nuova emote di Pelé. Infatti se vorremmo ottenere queste emote gratuita e soprattutto questo set calcio inizio in modo gratuito, se siamo in Europa e andiamo a giocare il torneo di Pelé dobbiamo classificarci nella top 3500, se siamo in Coast Orientale dovremmo classificarci alla top 1750, se siamo invece in West Coast dovremmo classificarci nella top 500, in Brasile dovremmo classificarci
carcere la top 500, in Medio Oriente la top 250, in Asia la top 250, in Oceania sempre top 250 e i primi tre classificati della propria regione otterranno una maglia del Santos autografata. Davvero una cosa molto molto bella, quindi ricordo sarà in solitario, cioè in singolo questa coppa. Non si sa ancora l'orario, probabilmente ce lo diranno nelle prossime ore l'orario di questa coppa, penso domani pomeriggio ci sarà dopo l'aggiornamento, perché domani sarà anche un aggiornamento. Questo potete stare il più chiaro possibile, se avete capito qualcosa magari vi lascio anche il link del sito che ho letto qui sotto in descrizione se volete avere ancora maggiori dettagli, ma comunque è davvero molto semplice. Andate a partecipare e se vi classificate in Europa nella top 3500, vi portate a casa sia queste skin del set d'inizio e sia le emote di Pelé pugno nell'aria. Davvero molto semplice. Questo, spero che questo video sia stato d'aiuto. Se così come al solito vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi e attivare la campanella delle notifiche. Così siete sempre aggiornati su questi tipi di video, le live e lo skin passataglia. Infine condividi questo video sui tuoi amici e vedrai anche a loro appunto come partecipare alla nuovissima coppa di Pelé qua all'interno di Fortnite. Noi ci vediamo un prossimo video, una prossima live.